tempi verbali. Hanno tutti un diverso significato. A questo mondo c'è ordine, ci sono distinzioni, ci sono differenze a questo mondo, sull'orlo del quale cammino. Secondo te l'arte di scrivere lettere è morta? Mi avete fatto la stessa domanda ieri mattina e ancora l'altro ieri mattina. Tutti i giorni, tutte le mattine la stessa domanda. E la risposta è sempre no, non è finita. È morta, è stato il francobollo. Sì, il francobollo ha ucciso l'arte della corrispondenza. Nessuno ha più il tempo di mettere i puntini sulle i. Affidiamo i nostri pensieri ancora abbozzati in frasi. L'arte di scrivere lettere è appena venuta al mondo, è figlia del francobollo. Buongiorno. Buongiorno. Un'altra lettera. Scommetto che è sua. Sì, è sua. Quando ricevi le sue lettere, hai sempre timore. Io non ho mai avuto nessuno che mi scrivesse. A volte le sensazioni si confondono. Forse è paura o solo curiosità. In ogni caso, arrivano per essere lette. Preparo il tuo tè. Grazie. Ecco il tuo tè. Sempre due giallette. Come stai? Prendi qualcosa? Sì, un tè anche per me, grazie. Conosci la leggenda dell'imperatore cinese che scoprì il tè?
No, non ne ho mai sentito parlare. È un'antica leggenda. Fu un imperatore cinese. All'ombra di un albero beveva acqua di ruscello riscaldata. Alcune foglie caddero nella sua tazza. Il sapore lo conquistò. Non sarà che mi nascondi qualcosa? No, è che cercavo di non pensare a quando da bambina giocavo con Thomas. Ogni volta che ci vediamo mi parli di Thomas. Un giorno mi piacerebbe incontrarlo, conoscerlo. È da quando viviamo qui che non lo vedo più. Lui ci tiene a te. Ogni mese ti scrive una lettera. Vi ho portato anche dei biscotti. Grazie. È arrivata oggi. Che ti ha scritto? Fammi leggere. Cara Virginia, credo che ormai tutto quello che posso fare adesso è restare alla finestra. Lascio che il mio senso ritmico si chiuda. Nel mio libro ho scritto che le parole respirano, come se fossero parte di chi le scrive. Penso che non ci può essere un rapporto tra il poeta e l'epoca attuale. E la cattiva poesia è quasi sempre il risultato di un lasciarsi andare. Tutto diventa distorto e impuro. Perderò di vista questa realtà. Cosa vuol dire? Credi che i poeti possano morire? Penso che loro continuino a vivere. In questo mondo e forse in noi. Perché non hai mai risposto alle sue lettere? Ogni cosa che ho scritto mi è sembrata inutile, priva di valore. Questa volta proverai a rispondergli.